L'universo non sarà più come prima, gli astronomi hanno visto la fusione di due stelle di neutroni, così dense da costituire uno stato estremo della materia, video, così nascono oro e platino, ricercatori italiani in primo piano, non ho mai vissuto un'esperienza simile, ha detto il fisico Gianluca Gemme, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Nuova era dell'astronomia, l'universo mai visto prima. ANSA, da oggi l'astronomia non è più la stessa, una rivoluzione come quella di Galileo quando puntò il cannocchiale verso il cielo. È stato infatti catturato il segnale generato dalla fusione di due stelle di neutroni, così dense da costituire uno stato estremo della materia. Lo hanno ascoltato e visto i rivelatori di onde gravitazionali LIGO e Virgo e 70 telescopi da terra e spaziali, con una cascata di scoperte. L'annuncio in contemporanea in Italia, Europa e USA. Ruolo cruciale dell'Italia con INFU, INAFEASI. I risultati. Presentati a Roma alla presenza del ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca Varia Fedeli, sono pubblicati su numerose riviste internazionali, fra le quali Physical Review of Letters, Nature e Science, e segnano un passo in avanti epocale nella storia dell'astronomia. È infatti la prima volta che un evento cosmico viene osservato sia con le onde gravitazionali sia con quelle elettromagnetiche, aprendo l'era dell'astronomia multimessaggero che, sfruttando contemporaneamente segnali diversi, trasforma il modo di vedere e ascoltare l'universo. Per la prima volta, infatti, ci sono gli strumenti per ascoltare contemporaneamente segnali cosmici molto diversi, come le onde gravitazionali, quelli ottici, i raggi X e l'ultravioletto. L'INFN ha contribuito a questi risultati con il rivelatore di onde gravitazionali Virgo, che fa capo all'Osservatorio Gravitazionale Europeo, EGO, e si trova in Italia, a Cascina, Pisa. Insieme ai due strumenti del rivelatore americano LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, Virgo ha permesso di capire da dove proveniva il segnale dell'onda gravitazionale. L'INAF, con la sua rete di telescopi basati a terra e nello spazio, è stato fra i primi al mondo a fotografare, riconoscere e descrivere la sorgente del segnale e l'ASI ha contribuito alle osservazioni grazie ai telescopi spaziali dedicati allo studio dei fenomeni più ricchi di energia dell'universo, come le emissioni di lampi gamma. Fra i telescopi a terra che hanno contribuito alla ricerca ci sono REM, VST e VLT, i telescopi spaziali sono Fermi e Integral, SWIFT, Chandra e Hubble. Vista nell'universo una fabbrica di oro e platino. ANSA, per la prima volta è stata osservata una fabbrica di elementi pesanti, come oro e platino. E la coppia di stelle di neutroni, così dense da essere considerate l'anticamera dei buchi neri, che fondendosi ha generato le onde gravitazionali ascoltate da LIGO e Virgo e poi l'esplosione accompagnata da un lampo di raggi gamma vista dal satellite Fermi e confermata dal satellite Integral dell'Agenzia Spaziale Europea, ESA. Poi i telescopi, molti dell'INAF, hanno visto i segnali spia della nascita degli elementi pesanti. Dopo decine d'anni è stato risolto il mistero dell'origine di quasi la metà degli elementi più pesanti del ferro ed è arrivata anche la prima conferma diretta che le collisioni tra stelle di neutroni danno origine ai lampi di raggi gamma, o gamma ray burst, GRB, di breve durata. Le stelle di neutroni sono relitti cosmici,
quello che resta quando una stella è esplosa in una supernova e poi la materia è collassata diventando straordinariamente densa e compatta. Quando raggiunge questo stato estremo la materia non è più quella che conosciamo, fatta di atomi con nuclei composti da protoni e neutroni, ma è formata quasi del tutto da neutroni tenuti insieme da forze che impediscono loro di collassare del tutto. Una materia che si trova in questo stato estremo è l'anticamera di un buco nero, impossibile da riprodurre in laboratorio e mai osservata finora. Mentre si avvicinavano inesorabilmente ruotando l'una intorno all'altra, le due stelle di neutroni hanno emesso le onde gravitazionali ascoltate da LIGO e Virgo per circa 100 secondi. Quando si sono scontrate hanno emesso un lampo gamma, visto da Fermi circa 2 secondi dopo l'arrivo delle onde gravitazionali. Questo lavoro di squadra ha permesso di localizzare le due stelle, indicate con la sigla A2017 IFO, nella periferia della galassia NGC 4993, in direzione della costellazione dell'Idra e alla distanza di 130 milioni di anni luce. Puntando in quella direzione i telescopi spaziali e a terra gli astronomi, con l'INAF in prima fila, hanno visto la fusione della coppia di stelle nella luce visibile, ai raggi X, ultravioletti, infrarossi e nelle onde radio, osservando i segnali spia della formazione dei metalli pesanti. Hanno contribuito all'osservazione telescopi spaziali, come Integral e Swift, ai quali partecipa l'Agenzia Spaziale Italiana, ASI, Chandra, NASA, e Hubble, NASA ESA, e telescopi a terra come REM, Rapide IMO UNT, e quelli dell'Osservatorio Europeo Australe, ESO, VLT, Very Large Telescope e VST, VLT Survey Telescope. Nuova astronomia, GEM, INFN, risultati senza precedenti. ANSA, sono senza precedenti i risultati scaturiti dalla prima osservazione corale della collisione di due stelle di neutroni. Non ho mai vissuto un'esperienza simile ed è la prima volta in assoluto che si studia una sorgente utilizzando circa 70 strumenti da terra e dallo spazio, ha detto all'ANSA il fisico Gianluca Gemme, coordinatore nazionale del Rivelatore Virgo per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INFN. La scoperta delle onde gravitazionali, ha aggiunto, è stata un momento storico. Ma la ricchezza delle osservazioni venute in seguito è ancora superiore perché il numero di strumenti e di comunità scientifiche coinvolti in questa nuova osservazione non ha precedenti. Credo sia un fatto unico. Certamente, ha aggiunto, è l'inizio dell'astronomia multimessaggero. La nuova astronomia che si basa su segnali che viaggiano su lunghezze d'onda diverse, come quelli ottici, i raggi gamma, i raggi X, l'ultravioletto. In tutto questo, ha rilevato, l'ingresso di Virgo è stato determinante e complessivamente, ha aggiunto, abbiamo ottenuto una quantità di risultati estremamente interessanti che ci ha letteralmente travolto. Oltre a essere il primo segnale prodotto da due stelle di neutroni, quello rilevato il 17 agosto 2017 e reso noto oggi è il segnale più forte e il più vicino mai osservato, da masse molto piccole. E infatti è avvenuto alla distanza di 130 milioni di anni luce, contro il miliardo e mezzo di distanza dei primi due buchi neri ascoltati nel 2015 dai rivelatori di onde gravitazionali.